Ciao Chiara, ciao Roberta. Ci troviamo qua. Qui all'interno degli studi di Galleria Progetti per parlare di sport, di Bene. Vita, quello che piace a noi. Come mai sei impazzita per questo sport? O hai iniziato con altre cose poi per avvicinarti poi piano piano all'apnea oppure amore diretto? Ma sì, amore diretto nel senso che l'apnea era dentro di me da sempre, perché da bambina amavo andare sott'acqua, mi piaceva andare sott'acqua in mare, mi piaceva trattenere il fiato in piscina, proprio questa idea di non respirare era per me molto affascinante. E l'idea di esplorare, perché io ero curiosa di vedere cosa c'era lì sotto. Ti posso chiedere una cosa, perché è una cosa che magari io quando faccio lo sport con gare lunghe e dure, sì, ovviamente incontri te stesso, sì, te stesso, dico io, e lì ovviamente inizia il trip mentale che alla fin fine è quello che piace a noi. Chi lo fa fare? No, a parte quello tanto ce lo chiedono, poi ce lo chiediamo ogni tanto anche noi. Però ce lo chiedono talmente tanto esatto, gli altri che esatto, alla fine no. Esatto, no, io la chiamo ad esempio playlist, nel senso che in tutte queste ore scorro la mia playlist e vado a vedere i pensieri che magari mi accompagnano nella bici, nel nuoto, nella corsa. Mm-hmm. Tu mentre stai scendendo, mentre ti devi concentrare, dalla tua playlist, che cos'è che allora, vai a estrapolare? Ci tengo a precisare che sembra che facciamo due cose completamente diverse, perché tu fai delle gare lunghe, io faccio delle gare brevissime, cioè la mia performance è una durata di 3 minuti, 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 40. Sì, però lì... Però io per fare quei 3 minuti e 40 ho bisogno di una preparazione mentale che normalmente, a parte che faccio nel corso di tutto l'anno, che si intensifica nel periodo pre-gara, inteso come 20 giorni prima della gara, ma che nelle 24-36 ore che precedono la gara diventa la cosa preponderante, uh-huh, che è la preparazione mentale della performance. E lì parte la famosa playlist che dici tu. Cadere e rialzarsi. Sì. Quanto è importante e quanto è difficile? Allora, è importantissimo... Rialzarsi subito oppure... Ma rialzarsi, sai, poi il tempo, il subito, un po' dopo dipende da tante cose, anche dall'esperienza che hai maturato, no? Io amo parlare dei miei fallimenti e ricordo sempre uno dei più grandi fallimenti per me, che è stato un tentativo di record del mondo, che avevo per certo e che è andato male 2 anni fa. So di aver dato tutto a me stessa. Sì, sì, so sì, di essermi sì, impegnata al massimo. Non ho recriminazioni, non ho rimpianti. Non sempre tutto si incastra nella maniera certo, giusta. Certo. La fortuna fa parte del viaggio e esatto, della vita di ciascuno di noi. Esatto. Va accettato sì, in maniera serena. E io lo posso accettare in maniera serena perché ho scritto questa frase su Facebook oggi che non è una citazione, è mia. Ed è che sì, perché uno cita, io invece lo penso io. Ed è che l'impegno non ci assicura il successo, ma ci ripara dal rimpianto. Bellissimo. Questo è ciò a cui serve l'impegno. Non ci impegniamo perché certamente avremo successo. Ci impegniamo per non doverci guardare indietro e dire: cavolo, certo che se avessi avuto la forza, magari sarebbe andata diversamente. No, io la forza ce l'ho avuta, ho fatto tutto quello che andava fatto, è andata così perché nella vita le cose vanno così. Grandissimo, quindi la prossima volta scrivete citazione. Esatto, citazione Chiara Vina. Ok, Chiara, io ti ringrazio. Non ho... Io ringrazio a te. E ringrazio anche lo studio di Galleria Progetti che si presta così. Sì, ci dà questa occasione. Esatto, questo spazio e questa occasione, come hai appena detto tu. Ciao e grazie. Ciao, alla grazie, prossima. Ciao, ciao. Ciao.